Il campo comunale di San Potito Sannitico, Caserta, stadio per una notte, in compagnia della musica di Radio Company e del live di Mondo Marcio per il Fortissimi Tour. La serata organizzata dalla Proloco Genius Loci di San Potito Sannitico ha visto tra i protagonisti alcuni giovani artisti locali e non solo. Tira sulle mani per Shaken, sì, tira sulle mani per Shaken, sì. Da Benevento vengo con il rap che ti prende bene, che già sta vita è una schifezza, deprimersi non conviene. Sicuramente è un palco importante quello di stasera, in compagnia di Radio Company per il Fortissimi Tour e in apertura di un live di Mondo Marcio. Ringrazio la Proloco di San Potito per questa splendida opportunità che mi ha concesso questa sera. Mondo Marcio è un artista che ascolto dai tempi dell'infanzia. Un pensiero va ad Elia e tutte le vittime di un fato avverso. Ciao Elia. Maria Rosaria, un artista sicuramente di rilievo in occasione di un evento importantissimo per tutta la comunità di San Potito Sannitico. Non solo per tutta la comunità di San Potito Sannitico, ma la cosa importante e fondamentale è per i ragazzi di San Potito che hanno organizzato l'evento. Io faccio, come si suol dire, la spalla, faccio il portaborse dei ragazzi, perché sono bravissimi, sono stati troppo bravi a organizzare un evento del genere. Spero finisca tutto bene e tutto bellissimo. Grazie a voi per restare qua con noi e che dire di più? Sono felice e stanca. Ogni cosa che faccio la vivo come se fosse un giorno che strappo, questo mondo credi che un dita dall'altro ti sbagli, il mio cuore non ha battito. Corro sul filo, io corro sul filo, non mi avrete mai vivo, non mi avrete mai vivo come un fuggitivo. Ogni cosa che faccio la vivo come se fosse un giorno che strappo, questo mondo credi che un dita dall'altro ti sbagli, il mio cuore non ha battito. Corro sul filo, io corro sul filo, non mi avrete mai vivo, non mi avrete mai vivo come un fuggitivo. Siamo con Mondo Marcio, ciao Marcio. Ciao, ciao. Allora, stasera, insomma, sei stato qui a San Potito Sannitico con uno di questi micro live che stai facendo nel corso dell'estate, così come gli in store per la presentazione del disco. Rappresentano un po' la tua idea di vai e tocca l'artista, o mi sbaglio? Io amo suonare, è un vero piacere per me, specialmente poter toccare ogni parte dell'Italia. E sto portando in giro il mio ultimo disco, si chiama Nella Bocca della Tigre. Tutte le info su Nella Bocca della Tigre le trovate su www.mondomarcio.net. E in questo periodo dell'anno sto facendo il mio tour promozionale, quindi tante radio, tante piazze, tanti posti d'Italia dove non avevo suonato prima, e questo è quello che sto facendo ad agosto. Stasera qui con Radio Company, però, per un messaggio importante. I ragazzi di San Potito hanno voluto realizzare questo evento anche per ricordare uno di loro che purtroppo li ha lasciati un anno fa. Quindi dimmi un po' cosa ne pensi, dammi un commento su questo pensiero che hanno rivolto a questo giovane ragazzo, Elio, che purtroppo non è più insieme a noi. È giusto spesso utilizzare la musica per fare delle cose importanti che possono aiutare le persone, quindi se posso dare una mano in qualche modo lo faccio con piacere. Vorrei tornare un attimo al tema album, perché è uscito da pochissimo, non posso non soffermarmi un attimo. Tu l'hai definito innovativo, sì, onesto e divertente, però il tutto rimanendo nel classico, diciamo, ambiente dell'hip hop, del rap, perché le canzoni, le tracce sono tutte campionate. Esatto, hai detto molto bene. Beh, è innovativo perché un progetto così non si era mai fatto prima, proprio nella storia, nel mondo, non era mai successo in Italia o in tutto il mondo, eccetera, eccetera. Onesto perché è, come dire, il solito vecchio Mondo Marcio, nel senso la pasta è la mia, non ho cambiato
faccia, anzi, nel senso, semmai sono stato più genuino con l'ascoltatore. È divertente, perché è divertente, perché è un bel disco da ascoltare, perché se lo ascolti con gli amici ti diverti e ti prende bene. E quindi sì, c'è stato tanto lavoro, tanta fatica per farlo e sono molto contento. Il fatto di avere Mina come ospite speciale, come unica collaborazione del disco, lo rende magico a dir poco. Domanda di fondo forse, il messaggio che lancia all'interno un po' di tutte le tue canzoni, quello del self-made, quella che è la tua storia, quella che è la storia di molti dei rappers che sono attualmente sulla scena italiana e internazionale, quindi parlacene un po'. Beh, il messaggio del self-made è un messaggio molto importante secondo me oggi in Italia, oggi in questo paese, perché comunque tante persone giustamente si lamentano di come stanno andando le cose, un po' a rotoli eccetera, anzi molto a rotoli, e penso che se noi ci comunque rimbocchiamo le maniche e ci diamo da fare col nostro, facciamo il meglio per poter creare il nostro lieto fine con le nostre mani, quella sia la soluzione. Io sono veramente emerso dal nulla, perché quello che ho sono soldi guadagnati, non sono venuto fuori con i soldi di famiglia, non sono venuto fuori con una famiglia intera neanche, era a metà, eppure faccio comunque quello che sognavo di fare e spero che questa possa essere una storia che sia di ispirazione per chi ascolta le canzoni eccetera, la storia che metto nei dischi e nelle mie canzoni, quindi quello è un po' il messaggio di Nella bocca della tigre. Fai un saluto ai nostri telespettatori. Italia News 24, è un vero piacere essere qua con voi, grazie per avermi dato questo spazio, ci vediamo alla prossima. Alla bocca della tigre. Alla bocca della tigre. Da San Potito Sannitico è tutto, Luisa Porto per Italia News 24.net.